a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questa nuovissima serie su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E quindi signore e signori, eccoci qua su questa incredibile nuovissima serie. Vi starete sicuramente chiedendo perché ho scelto questo gioco, perché ragazzi io penso che non ci sia neanche tanto da spiegare effettivamente, perché so per certo che questo è un gioco ragazzi con la G maiuscola, cioè uno di quei giochi che devi assolutamente giocare almeno una volta nella vita. Io l'ho comprato un pochettino di tempo fa quando lo misero in offerta ed Euronix se non sbaglio ragazzi a 29,90. Quando l'ho preso ragazzi il gioco comunque costava ancora tanto in giro, quindi trovarlo a quel prezzo era veramente difficile, per cui mi dissi so che è un gioco che comunque vorrò giocare prima o poi, lo compro. Infatti l'avevo comprato per PS4, attualmente lo sto giocando su PS5, ma la versione quindi è quella PS4, non è quella aggiornata PS5. In ogni caso poco importa ragazzi, perché PS4 PS5 la differenza non so quanto sarà effettivamente graficamente parlando. È ambientato ragazzi in Giappone, nel Giappone del 13° secolo, quindi parliamo di un bel po' di anni fa. Veramente non so praticamente nient'altro ragazzi di questo gioco, so soltanto che ha veramente una bellissima storia e quindi mi sono detta ho finito The Walking Dead, voglio cambiare un po' genere ragazzi, per questo vi ho detto che non avrei portato la seconda stagione, perlomeno non per adesso, perché ragazzi è da un bel po' di tempo comunque che ci trasciniamo giochi che un pochettino ci ricordano sempre apocalisse zombie e robe simili, e quindi volevo un attimino discostarmi. Già lo sto facendo con God of War, ma era arrivato il momento ragazzi di giocare anche questo gioco. Spero ovviamente che apprezzerete quanto me questa serie, io spero davvero che questo gioco sarà capace di stupirmi come mi aspetto. Metto le mani avanti ragazzi, già ho scelto la difficoltà di gioco, giocherò a facile anche in questo caso, non la prendete a male perché so che magari qualcuno di voi verrà a scrivermi vabbè avresti potuto giocare anche a normale, mi rendo perfettamente conto ragazzi, però quando ragazzi si tratta di serie per il canale lo sapete benissimo non mi voglio complicare troppo la vita, perché quello che voglio principalmente sempre è concentrarmi solo ed unicamente ragazzi sulla storia, sulla trama, sui personaggi e su tutti questi aspetti emotivi che comunque appunto contano in un gioco, quindi difficoltà ragazzi poco importa. Dopodiché un altro piccolo dettaglio ragazzi, il doppiaggio del gioco io sinceramente avrei preferito tenerlo in giapponese proprio per essere veramente fedeli all'ambientazione che ci troveremo di fronte, però proprio per una questione di comodità sia mia sia vostra ragazzi, perché non so se guardate i video sul telefono, sulla TV, insomma cioè magari vi ritrovereste in difficoltà a volte a dover leggere i sottotitoli, non so quanto saranno grandi, quindi proprio per evitare ragazzi fastidi a me e a voi ho deciso di lasciare il doppiaggio in italiano, spero che sia degno dell'ambientazione che andiamo a conoscere. Quindi direi di non perdere più tempo ragazzi e di incominciare una nuova partita. Sono davvero davvero molto molto curiosa, io ho visto soltanto ragazzi per caso qualche volta ovviamente tipo su Facebook o robe simili qualche screenshot preso da questo gioco ed ero rimasta a bocca aperta, quindi modifica la difficoltà ragazzi facile per i giocatori che vogliono godersi la storia di Jin ed esplorare l'isola di Tsushima senza troppe difficoltà, quindi direi che resteremo su facile. Ok ragazzi, terrò i sottotitoli attivati perché non si sa mai, magari se in un momento dovesse sfuggire qualcosa almeno uno può leggere. Perfetto. Stanno invadendo il nostro paese. Ok. Quindi c'è un'invasione in corso. Implacabili. Inarrestabili. Noi siamo 80 samurai contro un esercito.
combattiamo per fermare l'invasione. Oggi muoio per la mia gente. Stanno arrivando a migliaia. Affronteremo la morte e difenderemo il paese. Tradizione, coraggio, onore ci rendono ciò che siamo. Noi siamo i guerrieri di Tsushima. Noi siamo samurai! Guarda, Daci. Adesso mettili in ginocchio. Mi piace, ragazzi, st'inizio. Porca paletta. Ammappete. Arrivano a migliaia, ragazzi. Però loro combattono fino alla morte. Invasori! Mandate il vostro guerriero più abile! Noda, ci dirà. Io sono Harunobu Adachi, discendente del leggendario Yoshinobu Adachi. No. Samurai! Ora vi arrendete? Mai. Chi è privo di onore non merita pietà. Senza nessuna pietà! Spaccate! Si va, ragazzi, si va! Mizzica, oddio! No, se mi fate riniziare il genere io posso esplodere, ragazzi. Esplodo! Mannaggia la miseria! Il fuoco è in ritirata! Stanatelo! Ah, se la dà a gambe? Lo stronzetto! Mazza! Wow! Oh, merdina! Salve! Un attimo! Devi venire con me. Ovvio. E che me lo faccio dire? Dobbiamo resistere, Lord Sakai, a costo della nostra vita. Agli ordini, Lord Shimura. Ok. La situazione, ragazzi, già parte proprio così, debotto, perché gli invasori sono arrivati. Uomini, staniamo il capo dei mongoli! Tutti voi! E noi dobbiamo cercare di resistere il più possibile, anche se, raga, loro sono migliaia. Altri cani bastardi! Distruggiamoli! Distruggiamoli, certo! Occhio! A maggior ragione se mi fate combattere con la katana, qua. Adoro. Adoro. È bellissimo. Poi, ragazzi, i giapponesi da sempre hanno avuto un senso dell'onore che, secondo me, non c'è nessun'altra parte del mondo, nessun altro paese. Una roba pazzesca. Via. Dov'è? Ci penso io. Lord Shimura, aspettami. Ok, avanziamo ragazzi. Non ci faremo intimidire, caspita. Che magari uno di noi, cioè 10 di loro valgono uno di noi, eh. Raga, i samurai erano guerrieri.
con le palle, espertissimi tra l'altro nell'arte della spada, dell'arco e di tutto il resto, quindi... Siamo rimasti soli. L'unica cosa da fare è trovare il capo dei mongoli ed eliminarlo. Sarò al tuo fianco fino alla fine. Lo so. Ovvio. E immagino sia quel tipo di prima, quello che ha ammazzato il nostro messaggero. Poveraccio, mamma mia. Se loro sono implacabili, lo saremo anche noi, ragazzi. Lì, il capo dei mongoli. Sono pronto, zio. Ah, è lo zio. Ce la faremo insieme. Ok. Mi sono anche della stessa famiglia. Oddio. No! Che cavolo, però. E mo? Oddio, no. Zio. L'hanno preso. Beh, morto non può essere morto il nostro protagonista. Io sono Khotun, cugino di Kublai, nipote di Gengis. Quel Gengis. Fratello, tu sei un guerriero. È evidente. Ti sei preparato per tutta la vita e hai vinto battaglie che uomini mediocri definiscono invincibili. Ma mentre tu affilavi la spada, sai come mi preparavo io? Studiando. Conosco la tua lingua, le tue tradizioni, il tuo credo. So quali villaggi piegare e quali bruciare. Perciò te lo chiedo di nuovo, samurai. Ti arrendi? Mai. No, non ci credo. No, no, no! Cioè, ragazzi, non so se avete notato i dettagli. C'erano anche le gocce di sudore. Cioè, io non vorrei dire, ma, cioè... Di che stiamo parlando? E la premiamo, X. Quindi lo zio gliel'ha ammazzato. Caspita. Vabbè, immagino che cercheremo vendetta. Come siamo arrivati fino a qua? Oddio, sta bruciando tutto. Ok, hanno tenuto... Come sono arrivato qui?
l'aspetto cinematico fino ad ora. Mi chiedevo se sarebbe rimasto così, ma è evidente che no, perché gioca sta roba a schermo intero e wow. Mongoli. Oh cavolo. Come passeremo in queste condizioni? Come faremo? Non lo so. Infiltrati. R2. Qualcuno mi ha salvato. Qualcuno mi ha nascosto sì. Qui. Forse hanno la mia spada. Vediamo. Cerca la tua katana. Oddio. Non so quanto sia saggio passare di qua adesso. Evita che venga dato l'allarme. Ah, quindi ci sarà anche dello stealth. Ah, che bello. Non aspettavo altro, ragazzi. È proprio adatto a me. Proprio adatto a me. Va bene, cercherò di fare del mio meglio come sempre, ragazzi. Non prometto niente. Esamina. Di chi saranno mai queste impronte che portano qua dentro? Vado, voi non avete visto niente. Permesso? Ok. Ispezione la casa per cercare la tua katana. E c'è il salvataggio automatico. Voi adesso non l'avete visto perché c'è il mio faccione davanti. Ma quindi c'è il salvataggio automatico. Ma posso salvare la partita anche manualmente. Ok, questa è una cosa positiva. Vabbè, vediamo dove è stata messa la nostra katana. Sempre che sia stata portata di qua. Qualcuno ha affilato una lama. Un guerriero. Chi lo sa, può essere di sì come può essere di l'armatura. No. Oh, ah, l'armatura. Ottimo, ottimo. Quindi brutta. Ci rivestiamo. È ma tutta spappolata, ma meglio di niente. Per cercare la tua katana. Ah, l'abbiamo presa? Ah, no, ok. C'era soltanto l'armatura. Mi sembrava stava perché ha cancellato cerca la katana. Ho detto, dov'è? Perché io non l'ho presa. Abbandonare la casa e continuare la tua ricerca. Ricerca disperata della nostra spada. Quelle sono spade, ragazzi. Che valgono tanto. Oddio. Torna dentro. E come tu? Vanno le ferite? Puoi correre? Credo. Ci hai salvato tu? Di sì. Dov'è la mia spada? Non qui. Chi penso io. Ti prego, nasconditi. Sì, ma... cioè, t'ammazzeranno, ti faranno qualcosa. Non farmi male! No. Riso! No! Io ho del riso! Ti prego! Prendilo! Che animali... Spero che lo ammazzi. Ovviamente sì. Così si fa, brava. Molto bene. Si assicurava che fosse bello che morto. Tu chi sei? Come ti chiami? Io sono Yuna. Yuna. Bel nome. E mi piace sta tipa. Vuoi la tua spada? Certo. Seguimi. Ok, Yuna. Mi piace. Troppo. I mongoli hanno occupato metà dell'isola. Ah, già? Segui Yuna per recuperare la tua spada. Evita che venga data l'allarme. Quindi, Joke, ricordati che ti serve lo stealth. Ok. Yuna. Non ora. Come mi metto? Ok, R3. Oh. Quindi R3 per accovacciarli. Adesso devo cominciare ad imparare i comandi, ragazzi. Quindi questo sarà... andiamo. Un primo tutorial, suppongo. Quindi meglio fare attenzione a quello che mi viene detto. Oddio, no. Ma perché ammazzano così la gente? Non possiamo fare nulla. Ma posso salvare gli altri. Vabbè, ma... come ha fatto la mia spada a finire fin qua giù? Cioè, l'è nascosta Lord come Shimura si deve. Combatteva al mio fianco. Il Gito. Lascia perdere. Come lascia perdere? Mio zio, che gli è successo? Vorrà saperlo, no? Yuna, aspetta. Lord Shimura è mio zio. Diglielo, sì. L'hai saputo. Jin Sakai. Il nipote del Gito. Devo sapere. Sarà sopravvissuto? Credo di sì. Come credo di sì? È prigioniero dei mongoli. Dove l'hanno portato? A est. Sulla costa. Al castello di Kaneda. Lo terranno al suo interno. Festeggeranno la vittoria. Potrei coglierli di sorpresa. Ti uccideranno. O magari salverò Lord Shimura e rispedirò i mongoli in mare.
Può avvertire lo Shogun. Chiedere rinforzi. Io non ti ho salvato la vita per vedertela sprecare così. Perché mi hai salvato? Non potevo abbandonarti. Mi serve il tuo aiuto. Lord Shimura può aiutare tutta l'isola. Ed è ciò che rimane della mia famiglia. Andiamo. Ok, ragazzi, quindi non è stato ucciso. Attenzione, è stato fatto prigioniero. E quindi suo zio, ragazzi, è un tipo importante. Ok. Oddio. È un tipo importante. A quanto pare. Lei sapeva anche il suo di nome, quindi. Evidentemente è una famiglia facoltosa, importante, diciamo. Va bene, intanto vediamo di seguirla, anche se lei ha detto che le serve il nostro aiuto. Va bene. Restiamo nascosti. Ma dove è andata a finire la mia spada? Quanto dobbiamo camminare ancora? Io devo salvare il mio zietto. Le musiche già mi piacciono, tra l'altro, ragazzi. Oddio! Hanno sgombrato la strada. Se la attraversiamo, ci vedranno di sicuro. Beh, direi di sì. Aspetta, quel carro. Il carro? Ok, io ti seguo a ruota. Ti seguo a ruota. Tu vai che. Sì, io eseguo. Se si tratta di stealth, mi piacciono i suggerimenti. Questo altre è poco ma sicuro. Oh. Sui tetti. Sui tetti. Oh cavolo. Oh cavolo. Basta che non mi vedono. Qua su. Per salire. Sali sui tetti. Saccheggi i guerrieri. Sei una ladra. Mi procuro tutto ciò che mi serve. Come la mia katana? L'ho scambiata con cibo e medicine. Che cosa? Ah. Tranquillo. Rintracciamo chi l'ha presa e la recuperiamo. Ma porca paletta, cioè, scusami, mi hai salvato la vita, mi hai lasciato in vita, però poi dai via la mia katana, ma perché? La strada è ancora lunga, prendi provviste. Più provviste che puoi. È casa d'altri. Non è più di nessuno. Ormai, chissà, cioè, i proprietari va a finire che sono anche morti. Comunque, prendi più provviste che puoi, ok, raccolto di qua, ho raccolto di là, adesso che facciamo, scendiamo? Ok, scendiamo. Altre provviste. Altre provviste. A cosa ci serviranno queste provviste? Le useremo in qualche modo, suppongo. Va bene, cara. Ho preso tutto quello che ho trovato, L'uomo mi sono servita. Vive poco più avanti. Ok, io spero per te che ce l'abbia ancora. Perché quella spada. Toru, capito? Quei cani l'hanno trovato. Sta di guardia. Ecco io perlustro la casa. La pagheranno cara. Forse ha nascosto dentro la tua katana. Spero, cara. Lo spero davvero tanto. Oh, cavolo. Allora, le provviste ci stanno di sicuro. L'importante è altre provviste, che la mia katana però sia qui da qualche parte. Toru, poraccio Toru, ha fatto una fine terribile. L'ha nascosta qua? Ottimo! Buone notizie, ragazzi, per fortuna. Io sono Jin Sakai, nipote del grande Lord Shimura. E non sono un codardo! Il tuo nemico non ha scampo. Ma wow. Devi ancora imparare a controllarti. Mi esercitavo. Con l'arma di tuo padre. La spada del clan Sakai. Ha salvato vite e posto fine a guerre. Ok. È un grande valore, anche emotivo. Stato? Nessuno. Ti insegnerò a difenderti. Io so combattere. Per padroneggiare la spada, prima devi controllare le tue emozioni. Posso farlo, zio. Dimostralo. Wow, ragazzi, ma che spettacolo è.
Dia la spada di suo padre. Vediamo cosa sai fare. Wow. Sì, prova a colpirti. Attacco rapido, attacco pesante e a fondo. Ok. Attacca, sono pronto. Vai. Ok, attacco pesante. Attacco prova rapido. Colpirmi. Avvicinati. Rapido e pesante. Ok, a fondo. Vai. Un affondo verso e due. Vai. Ok. Di nuovo. Ok, per poter fare a fondo. Ok, a posto. Ben fatto. Se avessi combattuto così, il nemico non ti avrebbe ferito tanto facilmente. Un combattimento impari. Immagina che il nemico voglia finirti e che sia pronto a usare anche il trucco più infimo. Come ti difenderesti? Lo attirerei. È grande, ma più lento di me. Manterrei le distanze. Aspetterei che si stancasse e lo finirei con un colpo solo. Bene. Un samurai combatte sempre con pazienza e disciplina. Anche quando il nemico ricorre all'inganno. Pazienza. Me ne ricorderò, e zio. Disciplina. Ora penetra le mie difese. Dimostrami il coraggio di un guerriero come Jin Sakai. Allora, premi per spezzare la difesa e far barcollare il nemico. Poi premi per un attacco rapido. Ok. Quindi una volta fatta crollare la difesa. Attacco pesante per spezzare la guardia e poi uno rapido. Ok. Giù la difesa e poi attacco rapido. Perfetto, di nuovo. Mazza, ma lo sto legnando. Vai. Per sbilanciare il nemico e poi uno rapido. Poi uno rapido. Tieni premuto L1 per bloccare. Ok, perfetto. Questo è uguale a God of War, ragazzi. L1 per parare. Ecco fatto. Perfetto. Sono sfinito. Facciamo una pausa. Non abbiamo ancora finito. No. La determinazione ti farà resistere al dolore. Premi giù per curare? Ok. Questa è la tua salute, perfetto. La barra lì sotto rappresenta la salute. Fantastico. Questa è la tua barra della determinazione. Usala per curare ed eseguire altre abilità speciali. Ok, quindi se i pallini sono pieni posso usarli praticamente per curarmi. Ok, quindi se non ci dovessero essere pallini non posso curarmi, va bene. Ottieni determinazione uccidendo nemici, parando attacchi o usando altre abilità avanzate. Perfetto. Ora impariamo a parare. Aspetta parare. Che io faccia la prima mossa. E quando colpisco, blocca il mio attacco. Bella parata. Ok. Beh, quello che abbiamo fatto fino ad adesso, no? Cioè, che abbiamo fatto un attimo fa, perlomeno. Ok. Ottimo. Ottima mossa, Jin. Fai progressi. Vuoi riprendere fiato? Ci vuole ben più di un bambino per lasciarmi senza fiato. E ora... vediamo come ti difendi contro una lancia. Oh no! Schiva la lancia e poi passa al contrattacco. Allora, schiva L con cerchio. Ottimi riflessi. Perfetto. Poi premi per un attacco rapido. Ok. Ottima reazione. Ok. Schiva. Ho bisogno di un attimo per... schiva e poi contrattacca. Ok, per pensare a tutto, ragazzi. Hai un breve istante per colpire. Sfruttalo. Okay. Va bene. Deve essere proprio rapido. Sì, l'attacco, perfetto. Ok, quindi per schivare, vedi, cerchio. C'è arma o guerriero che tu non possa affrontare. Grazie per le lezioni, zio. Non abbiamo ancora finito. Jin Sakai, mi concederesti l'onore di un duello? Adesso si fa seriamente. Se sei così sicuro, fatti sotto. Il primo che mette a segno 5 colpi, sceglie la cena. Ok. Spero ti piaccia il polpo. Wow, ma non c'è un modo per loccarlo, diciamo così? Sei molto abile. Ottimo, sì. Vabbè, ovviamente giocando a facile suppongo prima che anche questo mangiare, sia più facile. Ho un'ultima domanda. Per generazioni le nostre famiglie hanno seguito un codice. Quali sono le virtù che ci guidano? La lealtà al Signore, il controllo delle emozioni e... lo sai bene. L'onore, per combattere con coraggio e proteggere l'eredità del clan Sakai. Quelle sono le parole di tuo padre. Cosa significa l'onore per te? Credo... proteggere le persone. Coloro che non possono difendersi.
Hai un cuore buono. Ma prima dobbiamo dimostrare che serviamo il nostro Signore con coraggio, integrità e controllo di sé. Lo fai sembrare facile. Non è mai facile, Jin. È una lotta quotidiana per me. Ma dobbiamo fungere da esempio per la nostra gente, rimanendo fedeli al codice. E anche a noi stessi. Questo è il significato dell'onore. Bello questo flashback, ragazzi. Mi è piaciuto moltissimo. Mamma mia, ragazzi, c'è col riflesso della spada sugli occhi. No, vabbè. Ma di che stiamo parlando? Sconfiggi il mongolo, perfetto. Aia, ecco, iniziamo proprio bene. Minchia, l'ho fatto benissimo fino ad ora. Devo schivare, la lancia si deve schivare, non parare. Ecco fatto. Bene. Hai trovato la spada. Mi serve un cavallo. Sì. Nelle stalle qui vicino, di qua. È stato stupendo sto momento, ragazzi, perché si è ricordata del momento in cui ha iniziato ad imparare, no? Come combattere, cioè. Poi tra l'altro con lo zio, quindi aveva un rapporto estremamente stretto con lo zio. Parlano del padre come se non ci fosse più, ragazzi. Quindi probabilmente lo zio lo ha preso con sé, suppongo. Di solito le cose funzionano così. Quindi, wow, cioè, adoro tutto troppissimo, ragazzi. Quindi segui Yuna e di nuovo evita che venga dato l'allarme. Sono perfetto. Dietro quella fattoria in fiamme. Seguimi. Perfetto. Dobbiamo vedere allora di arrivare ai cavalli, ragazzi. Se c'è bisogno di farli fuori, li faccio fuori. Che adesso ho appena imparato ad usare la mia spada. Possiamo avvicinarci, tagliargli la gola e ucciderli senza far rumore. Senza onore. Senza onore. Non infrangerò il codice. Ah, ok. Perché i samurai fronteggiano sempre i propri nemici. Adoro. Premi, punta L, premiare i nemici e li attacchi con la spada. Ok, mira il nemico che lampeggia e attacca. Perfetto. Non possiamo salvare tutti. Non scappo più, voglio essere d'aiuto. Accidenti. Che c'è? Aiuta chi è in pericolo, ma mi pare giusto. Giusto e sacrosanto. Vorrei pure vedere, quindi andiamo a salvare queste povere persone. Altre guardie. Non ci sfuggirà nessuno. Le guardie le affronto tipo subito. Non ho paura più di nessuno ormai. Ehi, caro. Ecco fatto. Adoro. Grazie, signore. Dicevano che i samurai erano tutti morti. Non tutti. Sai dove nasconderti? Dicono che il Tempio Dorato sia sicuro. Allora vai lì. Va lì. Evita la strada. E difendi tuo figlio con la vita. Hai rischiato la vita per loro. Non potevano difendersi. Inoltre, non voglio che la nostra gente muoia. Anche altri hanno bisogno di te. Mio fratello è prigioniero dei mongoli. Ecco perché mi hai salvato. Taka è tutta la mia famiglia. E Lord Shimura la mia. Ti prego, rivoglio solo mio fratello. Ti aiuterò dopo aver salvato mio zio. Promesso. Vengo con te. Ok, abbiamo già una compagnia di viaggio. Le stalle sono più avanti. Perfetto. Quindi anche Yuna rischia di perdere qualcuno. Suo fratello è prigioniero dei mongoli come mio zio, ragazzi. Venite! Che v'aspetto! E anche per te. Andiamo ai cavalli. Andiamo ai cavalli. Adoro. È così bello combattere con la katana, ragazzi. Quale dei tre prendo? Aspetta. Sono cavalli samurai. I pochi non schierati in battaglia.
Un bene per loro e per noi. Che cavallo vuoi? Ovviamente quello nero, ragazzi. Adoro, che bello! Questo cavallo nero ti accompagnerà durante tutto il viaggio. Quindi sto scegliendo praticamente, ragazzi, il cavallo permanente che avremo sempre con noi. Sì, tranquillo. Assolutamente. Fa per te. Gli serve che bello. Nobu, fiducia. Sora vuol dire cielo e Kage vuol dire ombra. Beh ragazzi, Sora è anche il nome del protagonista di Kingdom Hearts e quindi ho un legame, diciamo, emotivo a questo nome, per cui sceglierò Sora. Sora, luce dal cielo. Questo sarà il nome del destriero che ti accompagnerà per tutto il viaggio, confermi? So che c'entra poco perché luce dal cielo, insomma un cavallo nero non ha molto senso, però mi piace Sora, ragazzi, e basta. Ok, siamo partiti quindi dalla città di Komoda e ci dirigiamo fino a... Bella pure la mappa fatta così, regà. Castello di Kaneda, ok. Bellissima sta transizione. Tuo zio è prigioniero lì dentro. Beh, dovremo trovare il modo di liberarlo, questo è poco ma sicuro. Avvicinati al castello. Mura troppo alte da scalare. Mm-hmm. Creiamo un diversivo e infiltriamoci. No, passeremo dall'entrata. Okay. Il Koton Khan ha bruciato i nostri migliori spadaccini, umiliato mio zio, massacrato i guerrieri di Tsushima. Gliela farò pagare cara. Commettendo gli stessi errori che uccisero i tuoi compagni. È ciò che crederanno i mongoli, ma stavolta colpirò per primo. Ok, niente ragazzi, li finisco, lui... aspetta qui. Segue il suo codice, c'è poco da fare. E affronta a testa alta i suoi nemici, appunto. Cioè non usa, vedete, diversivi, uccisioni silenziose o robe del genere. Confronti. Quando ti trovi in territorio nemico puoi sfidare i nemici a un confronto. Tieni premuto triangolo quando il nemico si avvicina. Non appena attacca rilascia triangolo per abbatterlo mortalmente con un solo colpo. Adoro. Qui per Lord Shimura. Salve ragazzi. Ok, tieni premuto, perfetto. Quindi devo aspettare che attacchi. Ok. Adoro. Venghino signori, venghino. Che ce n'è per tutti. Aia, mannaggia me. Tempismo come al solito ragazzi mi precede. Venga pure lei, venga. Ok. Niente, che mi piace fare la figata, ragazzi, della parata con la spada. È bellissimo. Di sorpresa. Ok, mi ha salvato di nuovo la partita. Non lo so. Avanza nel castello per salvare tuo zio. Arriva il tizio con la lancia. Ehi. Ok, perfetto. Adesso che so come si schiva, non c'è tanto problema, eh. Riguardo i tizi con la lancia, c'è ancora lui? C'è Benzei, quindi Yuna usa anche l'arco, adoro, pure io vorrei usare l'arco. Ma se non sbaglio i samurai imparavano anche a tirare con l'arco, se non erro. Chi altro c'è? Oh, non mi aspettavate, mi rendo conto, è una visita un po' improvvisa, però sapete, cioè, avete imprigionato mio zio, non è una cosetta da niente, eh. Oddio, che è? Fate. Salve, salve. Dove andate? Oh, io sono qua. Sono qua. Aia, che cavolo, raga, niente. Devo un attimino prendere sta cosa del tempismo. Perfetto, mi sono curata. Ho usato uno dei pallini. Non fermarti, guarda avanti. Oh, shit. Gli ho fatto fare un saltino aggraziatissimo, ragazzi. È stato stupendo. Ma oh, oh. Oh, colpite anche i vostri. Fate pure, fate pure. Ecco qua. Venghino, signori, venghino. Forza, e dai però. Non te posso stare in seguito tutto il giorno. Ok, allora per fare lo scatto, ragazzi, è L3, eh. Via. Perfetto, vai che si continua ad avanzare. Siamo bloccati. No, perché? Devo farlo, stai indietro. Da solo. Libera la strada. Quando troverò Lord Shimura dovremo fuggire subito.
Preparo i cavalli. Bene. Ok. Va bene. Se non mi vedi tornare, va nella foresta. Quindi adesso avanziamo da soli, Premi per abbattere le difese e far barcollare i nemici. Ok, quindi per abbattere le difese serve l'attacco pesante. Perfetto. Mi devo ricordare, ragazzi, tutti sti piccoli dettagli, ma basta fare soltanto un po' di pratica. Questo è poco ma sicuro, quindi... Ehi. Oh! Mannaggia, dai, riesco a farmi colpire comunque, mannaggia a me. Cioè, sono o non sono un samurai tipo fighissimo? Oh, così devono essere le mie uccisioni epiche. Vado avanti, che nessuno mi fermi. Proseguiamo, ragazzi. Non mi fermerete. Ammazza con un colpo solo, nella giugulare, Dio santissimo. Spostatevi. Schivare le frecce. Prima di scoccare le frecce, gli arcieri mongoli richiamano i loro alleati, avvertendolo di abbassarsi. Ok. Quindi urleranno qualcosa. Ah, vedete? Schiva con L. Sì, con L e cerchio. Perfetto. Quindi fanno. Ah, ok. Fanno il loro urlino in pratica. Dove vai? Sono qua. Okay. Si fa sui giretti. Ok, possiamo avanzare allora. Sempre più vicini. Ammazza, quanti siete. Confronto. Vi ucciderò tutti. Uno alla volta. Ok. Oh, che ci avete paura adesso? Avete paura? Paura, 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 Ok, perfetto. Ci siamo, siamo arrivati? Kotunkan! Io sono Jin Sakai, nipote di Lord Shimura. Sono qui per vendicare il suo onore. Cazzo ridi? Jin! Tuo zio mi ha parlato molto di te, Jin Sakai. Gli mostrerò suo nipote distrutto e umiliato, implorante di unirsi all'impero mongolo. Questo è il tuo momento, Lord Sakai. È il mio momento, sì, cavolo. Wow! Ok. Vieni qui, piccolo. Porca miseria, ragazzi. È grosso. È grosso. Ehi! Tuo zio ti osserva. Regà, non riesco a... Prenditi, Lord Sakai. Ti taglierò la gola. Non riesco a colpirlo, ragazzi. Shit. Ok, mi sono curata, ma... Non lo colpisco. Non so se è voluta la cosa. Probabilmente sì, ma... Aia. Oddio. Regà, non ho più pallini per curarmi, eh. Oddio. Aspetta, buoni. Ah! Porca miseria. Che è successo? Basta. Non sono riuscito a toccarlo. Spiega a tuo zio che può portare facilmente la pace nel paese. Salvati.
Oddio. Oh, cavolo. L'ha fatto volare giù. Di nuovo. Padre. Jin. Aiutami. Possa la tua morte giovare a tutti. Oh. Quindi si porta sto senso di colpa appresso da un sacco di tempo. Giovane signore, è ora. Eccomi, Yuriko. Ok ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Direi che per oggi possiamo fermarci qua. Che dire ragazzi, è veramente bellissimo. Cioè fino ad ora davvero davvero bello. Quindi suppongo che comunque il nostro obiettivo rimarrà quello di salvare nostro zio in primis. Secondo luogo comunque di sconfiggere sti benedetti mongoli che sono venuti qua, hanno invaso. Ah, ci prendiamo la vostra terra, uccidiamo la vostra gente, ci prendiamo la vostra roba, perché sì, perché ci andava così, insomma. Ma questo a noi non va, ovviamente. Quindi sono molto curiosa di continuarlo, ragazzi. Fino ad ora mi è piaciuto molto il sistema di combattimento. Suppongo che ci sarà anche un sistema di miglioramento del personaggio. Immagino proprio di sì, perché di solito in sti giochi queste cose ci stanno. Quindi sono curiosa di scoprirlo, ecco. Questo sicuramente. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!